Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ho una fame mortale. Vi dico subito, sono le 14:58, quindi praticamente sono le 3, il sole sta per tramontare. Non ho pranzato, sto schiattando di fame e voglio mangiare con voi questi nuovi pasti che ho trovato a Decathlon. Forse li riconoscerete, sono i pasti pronti di Decathlon per chi fa trekking, alpinismo, eccetera. Ne abbiamo già mangiati e assaggiati altri e devo dire la verità, da quando praticamente esistono io non ho mai trovato altre pietanze, sempre negli stessi pasti, c'era la pasta alla bolognese, insomma, quelli che ho assaggiato. L'altro giorno sono stato a Decathlon e ho trovato questi qui nuovi. Porca miseria, hanno messo roba nuova e quindi li ho comprati tutti per mangiarli tutti quanti insieme a voi. Sono tipo 2000 kcal, morirò, però non fa niente, questo è altro per voi. Ne approfitto per utilizzare un nuovo giocattolino. Ho preso questo Fire Maple, che praticamente è un fornello. Io l'ho preso per la montagna, per il trekking, per muovermi un po' più comodamente. È figo perché ha la base per la bomboletta, il fornelletto, ha il pentolino, tutto quanto, oltre anche alle presine fighe di diversi colori, eccetera. E niente, quindi è nuovo, mai usato. Andiamo ad usarlo insieme per la prima volta. Sono venuto qui perché di solito è molto meno protetto, c'è tanto vento e quindi è l'ambiente ideale per provare una cosa del genere, che in montagna dovrebbe funzionare senza problemi. Come vedete ci sono due presine in più di ricambio, tra l'altro questa è una ficata allucinante da arrampicata, io ormai fissato, quindi fighe. Sacchetto per portare tutto. Mi metterò qui così è un po' più riparato. Eccoci qui. Allora, come potete vedere già c'è una presina sul pentolino, quindi le altre due sono di ricambio. Allora, che cosa troviamo? Innanzitutto c'è un blocco, vedete? Si abbassa e così si può aprire. Anche la maniglia si blocca, questa non si muove. C'è questo coperchio con la presa. Poi, ripeto, è nuovo, quindi non ho mai usato niente. Questo, volendo, dato che il fornelletto si incastra sotto il pentolino, se, che ne so, avete il fornelletto e volete usare un altro pentolino diverso, praticamente è un adattatore. Mettiamo il caso che questo sia un pentolino, diciamo, volendo potete appoggiarlo sopra. Questi si girano e quindi, vedete, in questo modo potete appoggiare una caffettiera, che ne so, quello che avete a disposizione in quel momento. Questo è uno spaziatore per tenere tutto fermo e basta. Ed ecco qui il fornelletto a gas. Usa le bombolette a vite normali, solo che io al momento non ne ho e quindi ho anche un altro aggeggio da provare. Ho le bombolette della Camping Gas e ho preso questo adattatore piccolino che praticamente va ad adattare queste qui, io non so i nomi degli attacchi, queste qui della Camping Gas, vedete, questa si infila e si gira, basta, non va avvitata come l'altra. E l'altra sopra, questa qui sopra, vediamo se funzionano. Dentro trovate anche questa piccola base per tenere ovviamente fermo e stabile il tutto. Ovviamente le bombolette ideali per questo aggeggio qua sono quelle da 100 grammi, da 230, non queste qui enormi. Però insomma, vediamo se riesco ad incastrarla lo stesso. E mi sa che va. Sì, infatti, è andata comunque, benissimo, benissimo. Vabbè, un po' non voglio forzare, però ragazzi è andata. E come vedete, resta
molto molto più stabile, soprattutto se magari la bomboletta è vuota, quindi super leggera. Come potete vedere da questo lato c'è la levetta per regolare il flusso di gas e da quest'altro lato il pulsantino per l'accensione piezoelettrica, quindi non dovete portarvi per forza l'accendino. Sotto vedete la valvola che insomma adatta la bombola al fornello, spero funzioni e soprattutto non consumi gas a caso. La cosa che mi piace positiva di questo fornello è che appunto qui ha questa protezione per il vento e in teoria dovrebbe essere molto ma molto più efficiente dei fornelli normali da campeggio. Quindi niente, andiamolo a provare, vediamo se è davvero così efficiente. Devo riscaldare l'acqua per 4 porzioni di pasti insomma, quindi qua c'è 1 litro, ne riscaldo abbastanza, faccio almeno più di 0,5 litro, dai. Sono 75 CL e vediamo quanto ci mette per riscaldarla. Nel frattempo vi faccio vedere e vi parlo di pasti. Non la metto al massimo. Ok, sta andando. Dentro c'è anche la resistenza che dovrebbe riscaldarsi e quindi rendere il tutto ancora più efficace. E basta. Aspettiamo. Nel frattempo andiamo a vedere appunto che cosa ho trovato. Qua abbiamo praticamente primo, secondo, il dolce, abbiamo qualsiasi cosa. C'è il riso con il pollo al curry. Poi una zuppa di goulash al pollo. Un'altra zuppa di porri, carote, lenticchie e ceci. E per finire il dolce c'è un crumble di lamponi e penso sia buono anche questo. Insomma, tutta roba che non sembra male. Ho già mangiato altri pasti pronti, disidratati, eccetera, e non mi hanno mai fatto schifo. Sono una latrina, mangio qualsiasi cosa, soprattutto se scaduta. Questa passione malata, boh, vabbè. E niente, quindi io mi aspetto che siano decenti. Assaggiamoli insieme. Nel frattempo l'acqua sta bollendo. Sono passati. Erano le 15:10. Sono le 15:14. In 4 minuti ha incominciato a bollire. E ripeto, non è a piena potenza. Come potete chiaramente vedere, sta bollendo. Quindi spengo. Penso che la valvola abbia funzionato alla perfezione. Io ora vi faccio vedere appunto la cosa figa. Innanzitutto, allora, questo va al numerino 7. Ok. La cosa figa. Anche se è tutto bollente, posso prendere il fornello. Con questa presa prendere tutto quanto. Vedete, sia lateralmente che comunque con la maniglia, perché non si chiude, e poi senza ustionarmi posso buttare l'acqua qua dentro. Ok, perfetto. E ora devo aspettare 6 minuti, quindi richiudo e aspettiamo 6 minuti. Qui c'è scritto che servono ben 8 minuti anche su questa zuppa, quindi siccome già è passato un po' di tempo per il riso col curry e il pollo, a sto punto inizio già
a riscaldare quest'altra zuppa. Richiudo tutto per non far raffreddare l'acqua che ho appena riscaldato. Cioè, ragazzi, ci sono proprio i pezzettoni di verdure, i fagioloni. Fantastico. Guardate dentro quanta roba c'è. Ottimo. Fatemi chiudere perché altrimenti mo si raffredda troppo. Partiamo con riso e pollo al curry. È bello pesante, quindi sostanzioso. Sono 420 grammi di roba. Vi faccio vedere che dentro, insomma, c'è una bella pappona consistente e ci sono proprio i pezzettoni di pollo. Vi faccio vedere. Ci sono proprio i pezzettoni di pollo. Questo, vabbè, è pieno di riso, però è un pezzettone di pollo. E niente, ragazzi, assaggiamo. Ok, è pronto. Caldo. Forse potevo mettere un pelo di acqua in meno. L'avrei preferito, sarebbe venuto un po' più cremoso. Ho beccato il pollo. Bello consistente come pezzo, cioè va masticato per bene. Scotta, eh? Prendiamo un altro pezzo di pollo, vediamo. Questo pezzo era buono, quello di prima no, anche questo, diciamo, è un po' secco. Sapete quella carne stopposa? Ma no. Un po' gommina. Questo è il caso. Non so come farò a mangiare 4 buste. Già questo mi sta riempendo. Ma ce la posso fare. Sono solo fuori allenamento perché non sto più mangiando le razioni K da solo. Però ragazzi, non siete in un ristorante. Siete in mezzo al bosco. Fa freddo. Avete camminato tutto il giorno. Vi portate una bustina del genere, minuscola. E vi sazia e vi nutre in questo modo. Secondo me diventa la cosa più buona del mondo in quel momento. No, la parte finale è buonissima, molto meglio di quella che stava su, perché appunto evidentemente tutta l'acqua è scesa. All'inizio non era fantastico, però questa acquetta qui sul fondo è talmente saporita che mi sta piacendo di più. Buono, buono, buono. Vabbè, finisco di mangiarlo e passiamo al goulash. Ragazzi, vedete voi stessi che è pieno di roba, di pezzettoni. E sembra davvero invitante l'odore. Ed è pure buono. Molto molto buono. Forse il pasto di prima, il riso e il pollo al curry, vi riempiono di più. Però nello scenario che vi ho detto prima, sapete, avete freddo, no? Siete in montagna, magari c'è anche vento, vi dovete riscaldare. Sta pappetta forse la preferirei, o comunque la vorrei dopo quello di prima.
Buono. Non riempie tanto, infatti. Ed è praticamente già finito. Questo goulash di pollo, buono, buono, buono. Mi è piaciuto. E poi non è una cosa che mangio di solito, cioè a casa anche. Mai. Quindi io, una cosa strana. Cioè, le zuppe che mangio di solito non sono così, ecco. Quindi, nonostante appunto le zuppe io le mangi a casa, ogni cosa, basta che cambi un piccolo ingrediente e il sapore diventa tutta un'altra cosa. Mi piace. Oh, è già finita. È arrivato il momento della zuppa con carote, porri, lenticchie e ceci. Insomma, è un po' troppo brodosa, non riesco a farvela vedere facilmente, però anche qui ci sono pezzettoni di roba, vedete? I ceci si riescono a riconoscere subito, quindi insomma, anche questa è bella ricca di ingredienti. Ah. E ora assaggiamo. Sta mangiando anche il mio pantalone in questo momento. Sinceramente, non ho un giudizio. Sono confuso. Cioè, è strana, è stranissima. Non riesco a riconoscere niente di quello che sto mangiando. È molto saporita. Ma è appunto un miscuglio di roba. Però niente spicca. Non, boh. Prima, comunque, il goulash aveva, diciamo, il sapore tipico di ogni cosa che sentivo in bocca. Beh, non so come spiegarmi, però è mangiabile, ma non mi sta facendo impazzire. Cioè, le lenticchie, i ceci, comunque hanno un sapore che si riconosce, ma non le riesco a trovare proprio. È un pappone di roba. Ora, come al solito, sul fondo. Sapete, magari l'acqua prende tutto il sapore di tutto quanto. Continuo a non capire che cosa sto mangiando. La cosa è dura. Però mi è piaciuto più il fondo, proprio il fondo. Quello che ho grattato con il cucchiaio. Cioè, è finito. Il fondo è buono e saporito. È rimasto soltanto da assaggiare il crumble ai lamponi. Quindi andiamolo ad aprire. Qui va messa l'acqua fino al... Non lo dice, non c'è il numerino. Dice solo 25 millilitri per 2 minuti. Madò! Mostruoso, ragazzi, super colorato. Ovviamente saranno i lamponi, spero, e non colorante. Però sinceramente sembra molto molto invitante, quindi sbrighiamoci, voglio assaggiarlo. Oh.
Forse ho messo un po' troppa acqua. Appena appena. Vabbè. Deve assorbire comunque. Questo cucchiaio che ho messo in bocca è stato veramente molto saporito. Si sono sentiti subito i lamponi. Molto molto buono. Nonostante appunto non l'abbia assaggiato per bene, però molto saporito, quindi con una goccetta di roba che ho assaggiato, madonna che esplosione, non vedo l'ora di assaggiarlo. L'ho lasciato per 2 minuti, quindi dovrebbe essere pronto. Ho sbagliato io, ho messo troppa acqua. È una pappetta, o forse deve venire così, boh. Non lo so, però. Mi sto strozzando. È molto 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 saporito, solo che siccome continuo a scavare e non prendo niente, voglio capire, deve venire a mo' di brodino oppure no, perché cioè altrimenti non avrei mangiato niente, non ci sta niente dentro. Buh. Cioè ad esempio il muesli al cioccolato, sempre di Decathlon, è appunto per la colazione, ti fa un bel pappone di muesli, c'è tanto cioccolato, vabbè, qui comunque i lamponi ci sono tutti, ma solo quelli. Cioè quello che non capisco è che sto mangiando. Buh. Sembra acqua piena di briciole al gusto lampone. Vabbè, meno male perché ho mangiato parecchio, quindi così non vomito. Sul fondo sta sempre da grattare roba, le ultime bricioline. Anche su questo sono abbastanza contraddetto. Ero super contento all'inizio quando ho assaggiato, un sapore fenomenale, però non so che cosa mangiate, cioè che cacchio ti mangi. Tra l'altro sono 100 grammi disidratati, possibile? Ah no, sono 498 kcal per 100 grammi. E questi reidratati sono 75. Però cioè, uno deve mangiarlo a colazione. Non so di cosa si nutre. Piuttosto prendete il muesli. Allora ragazzi, l'assaggio è terminato. Devo dire, il pollo e il riso al curry mi sono piaciuti, il pollo è un po' stopposo però riempie, quindi per stare fuori, avete fame, dovete mangiare, vi riempie e alla fine la bustina non pesa niente, quindi ci sta alla grande. Il goulash, che non mangio praticamente mai, questo tipo di zuppa insomma non la mangio mai, e mi è piaciuta. L'altra con le carote, i porri eccetera, sì, è mangiabile, ma non mi ha fatto impazzire più di tanto, nonostante dentro ci siano i ceci interi, le lenticchie. Però ecco, non distingui nessun sapore. C'è sto pappone di roba. Vabbè, si può mangiare. Mentre, allora, la cosa che non consiglio, anche se era forse quella che ero più curioso di assaggiare, è appunto il crumble ai lamponi.
non vi nutre, cioè non c'è sostanza, non c'è niente. Quindi lo dovete mangiare a colazione, ma insieme a qualcos'altro, giusto perché così vi fate una cosa calda. A sto punto vi portate dei biscotti, vi fate il tè, una tisana con i biscotti, è uguale. Quindi quello non lo consiglio, nonostante sia stato, per quel poco che ho mangiato, che ho assaggiato, sia stato buono. Solo che costano sti cosi, cioè io ho pagato tutto, andate sul sito di Decathlon, andate a Decathlon, contate quanto ho speso per fare un pasto del genere, quindi a sto punto non ve lo consiglio, piuttosto prendete il muesli e basta. Comunque, rivoluzione della giornata, sto coso, della Fire Maple, mi è piaciuto un sacco, considerate che io mo sto usando sto cannone di bomboletta, bombola. Però se prendete una da 100, 230, la mettete direttamente dentro e praticamente occupa solo lo spazio del pentolino. Basta, non c'è il fornello che sta dentro, non c'è questo che sta dentro, la bombola sta tutto dentro. Quindi, ottimo. Ovviamente io lo vedo più come un aggeggio da montagna, non tanto per fare bushcraft il fuoco, appunto. Per fare trekking, anche perché comunque c'è la versione pure più leggera, è molto compatto, quindi da ficcare nello zaino ci sta, mi piace. Bello. Ho preso questo piuttosto che altri modelli di marche più conosciute perché costava di meno, semplicemente per questo, ma funziona ugualmente, quindi approvato. Inoltre vi ricordo che sono disponibili le maglie, ottimo regalo di Natale, e soprattutto, siccome appunto il negozio è nuovo, su Spreadshop, dove l'ho creato, praticamente c'è uno sconto del 15%, quindi se volete io ve lo dico, fino al 22 dicembre, approfittatene e basta. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato utile, ma soprattutto di intrattenimento. Come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se avete assaggiato quella roba. Io l'ho scoperta praticamente l'altro giorno, dal mio Decathlon non c'è mai niente, soprattutto per quanto riguarda la montagna, il trekking, l'arrampicata, qua vanno tutti al mare. E basta, niente, noi ci vediamo con un prossimo video, ciao ciao!